Il supporto che offriamo alle mamme che partoriscono nel nostro istituto si basa sui vantaggi dell'allattamento, non solo quindi come latte materno, ma delle implicazioni fisiche e psicologiche dell'atto stesso di allattare. La nascita rappresenta un continuum con la vita fetale e per questo il nostro obiettivo è proprio di favorire sin dai primi istanti dopo la nascita il contatto pelle a pelle, cercando di andare a instaurare quel legame profondo, il bonding, che segue l'inizio di un rapporto destinato a durare tutta la vita e che cerca di favorire da un lato un vissuto materno positivo prevenendo sintomi ansiosi, depressivi nella donna e dall'altro influenzerà lo sviluppo psicoaffettivo e sociale del bambino. Durante il contatto pelle a pelle il bambino attraverso i suoi istinti andrà proprio ad attaccarsi al seno. Il latte materno è quindi l'alimento di inizio vita per tutti i mammiferi ed è il nutrimento perfetto ed è considerato proprio un determinante di salute ed è per questo che viene consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Unione Europea, dal Ministero della Salute e da tutte le società scientifiche, neonatologiche, pediatriche, nazionali ed internazionali. Perché è un determinante di salute? Perché è composto da macronutrienti come proteine, zuccheri, grassi e carboidrati e per oltre l'80% di acqua. La vera differenza dal latte artificiale la si trova soprattutto nel suo contenuto di elementi bioattivi, come ad esempio ormoni, le cellule antinfiammatorie, i fattori di crescita, i fattori di protezione antibatterica, che appunto non si possono trovare assolutamente nel latte artificiale. Inoltre il latte materno è considerato un alimento vivo, che evolve nel tempo seguendo proprio le esigenze del neonato. Sappiamo tutti che si parte dal colostro per arrivare nel corso del tempo a un latte maturo. Quindi il latte materno per tutti questi motivi è assolutamente l'alimento più digeribile, protegge il neonato dalle infezioni soprattutto gastrointestinali e dell'apparato respiratorio, ma anche da malattie come leucemia, obesità, diabete, allergie e soprattutto previene la sizia, la cosiddetta morte in culla. Inoltre anche per la mamma abbiamo assolutamente dei vantaggi, come ad esempio accelerare il processo di involuzione dell'utero e nella ripresa del postpartum, una riduzione del rischio di emorragia e anche un rischio a distanza, diminuisce il rischio a distanza di tumore della mammella e dell'ovaio e dà la possibilità alla mamma di ritornare anche in piena forma nel più breve tempo possibile. Quindi per tutte queste buone ragioni è assolutamente consigliabile arrivare almeno a 6 mesi di allattamento materno esclusivo per dare la possibilità che il latte materno svolga assolutamente al meglio i suoi benefici, ma assolutamente si può prolungare nel tempo cercando ovviamente di complementare con altri alimenti. Perché si è visto che proprio più l'allattamento va avanti nel tempo e più si dà la possibilità al bambino di trarne i propri benefici.